e il numero 9 Garcia, che farà girare il primo pallone del primo tempo. Tognacci prova immediatamente ad attaccare con Garcia. Siamo in aria, attenzione il suo cross al centro, c'è la palla, la rete! E la rete del San Giovanni con Zanni su assist di Garcia. Adesso c'è però il possesso palla per il Cosmos con Grandoni che fa movimento e libera praticamente Pierri. Attenzione perché siamo al limite, Pierri fermato, e allora Serafini, la conclusione di Serafini e Starna che va a parare ottimamente. La battuta sarà verso il centro da parte di Enrico, la palla resta lì e finisce di poco fuori. Un'altra grandissima occasione, il numero 10 va a cercare nuovamente il centro dell'area, la conclusione, la traversa e poi la palla resta lì, sarà ancora calcio d'angolo. Virtus che sta imponendo il proprio ritmo al Cailungo. Intanto c'è questo cross al centro, attenzione, la parata di Starna, distinto il numero 1 intervenuto sul colpo di testa, botta sicura di fatica. Serafini ancora al limite, attenzione perché poteva imbucare per Grandoni, probabilmente ha perso un tempo di gioco, poi la mette per Rinaldi, Starna esce un po' alla disperata, poi ancora Starna, è sembrato tutto assurdo. Quindi per il momento le panchine restano ferme per i due tecnici. Intanto c'è Grandoni che prova a ripartire, il cross al centro, c'è Serafini, attenzione siamo al limite, la conclusione la tiene lì inchiodata. Invece San Giovanni ha un altro tipo di cammino, 14 punti realizzati come detto almeno finora, perché sta salendo a 17. Intanto attenzione perché c'è il Cosmos che ci prova, è ancora Starna che interviene positivamente, poi la palla resta lì e la palla in rete, ha pareggiato il Cosmos. Si tratta di Rinaldi al 54esimo minuto. Vedere spinte, adesso sta invitando i contendenti, c'è lo schema però con D'Addario al limite dell'aria, la conclusione, sorvola la testa di Starna, Trenino al limite dell'aria, pronto ad entrare in aria, adesso vanno a sfarpagliarsi e poi sul secondo palo c'è Stefano Sartini e la palla in rete! In mischia! Il gol di Zanni probabilmente, se non andiamo errati. E Cocco, l'uomo che viene abbracciato dai suoi compagni. Adesso per il Cosmos, per il San Giovanni, pardon, che prova a rendersi pericoloso ancora con Garcia Ruffer, che riesce a uscire questa palla. Attenzione, va allo scambio con Zanni. Garcia Ruffer, la conclusione. E l'ottimo intervento al 70esimo. Un po' di cronostoria delle due squadre. Per quanto riguarda invece il momento attuale, ci dice che il San Giovanni avanti, adesso attenzione Garcia Ruffer, ha avuto la palla nel KO. Intanto c'è questo cross al centro, l'uscita di Semprini è volante e anche efficace. Attenzione perché adesso il Cosmos può ripartire con la velocità di Benkacem in area, conclusione e la respinta di Starna con la panchina del San Giovanni che è imbufalita. Arrivare al 97esimo minuto, ormai il recupero andrà ancora avanti con lo Iodice che batte, Starna esce con i pugni, con D'Addario che ci prova, la porta è vuota, resta ed è l'ultima occasione e finisce qui. Il San Giovanni può festeggiare dopo 7 minuti di recupero il successo contro il Cosmos, è 1-2.